Ha scelto le Marche per presentare il suo ultimo film Vermiglio, vincitore del Leone d'Argento al Festival del Cinema di Venezia e candidato a rappresentare l'Italia agli Oscar 2024. Perché Maura Del Pero, bolzanina di nascita ma da anni residente a Buenos Aires, della nostra regione si è follemente innamorata, tanto da decidere di fermarsi per un po' di tempo a Fermo. Dopo 4 anni di riprese tra Parigi e Bruxelles, infatti, Maura aveva bisogno di ritrovare la quiete perduta. E così, con la scusa di avere un'amica residente proprio a Fermo da venire a trovare, ha scelto di staccare un po' la spina e di ricaricarsi in vista degli Oscar proprio dalle nostre parti. Piace moltissimo che abbia un centro storico così bello, no? È un posto non molto grande, ma un centro storico che fa pensare a una città più grande e invece ha la tranquillità di una città piccola vicino al mare. E cercavo un posto dove lavorare vicino al mare e i paesaggi sono belli, le persone sono gentili. Il film è stato presentato presso la Sala degli Artisti di Fermo giovedì sera ed è stato realizzato in 5 anni con 4 milioni ricavati da fondi pubblici. Una produzione che ha coinvolto 350 persone, con scene girate anche a Vermiglio, 120 metri sul livello del mare, e a Tonale, a oltre 2000 metri in presenza di neve. E la cosa più importante è che siamo riusciti ad avere un film che qui siamo molto fieri, molto contenti, e dopo è arrivato tutto il resto, perciò prima c'è stato vedere che il film è stato fatto dopo tanta fatica, tanta lotta, tanto difenderlo in tanti modi, dopo 4 anni... Arrivare a vedere il film che ci piaccia, che siamo proprio fieri, è stato un colpo d'amore. Un bellissimo spot per la città di Fermo, la cui amministrazione comunale ha sempre puntato fortemente su eventi all'insegna di spettacolo e cultura. Ha scelto la città di Fermo, Maura, perché l'ha trovata un luogo bello, riposante, pieno di bellezza, pieno di armonia, e siamo felici che proprio mentre era qui ha potuto ricevere anche questo grande riconoscimento e questa bellissima notizia che condividiamo tutti.